Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per un'iniziativa davvero importante e lodevole che riguarda il borgo di Cleto e la valorizzazione del borgo di Cleto da parte dell'Università di Venezia. In questo caso abbiamo la possibilità di parlare col vice sindaco, con Giuseppe Filice, proprio subito dopo il seminario, e quindi chiedergli com'è stato questo evento molto partecipato, ma soprattutto importante per la valorizzazione del territorio. Sì, diciamo che quello di questa sera è un punto di partenza, certamente non è un punto di arrivo, è fondamentale per la valorizzazione del nostro territorio, perché noi partiamo da abbiamo come un obiettivo, diciamo, particolarmente importante, quello di dare un ruolo abitativo al nostro paese, perché poi il ruolo abitativo è quello per cui ogni paese è stato costruito ed è stato realizzato, ed ultimamente per tutta una serie di circostanze, di eventi contingenti, i paesi, i borghi si sono spopolati. E allora quello che è importante fare, e questo è la collaborazione con l'Università di Venezia, è di dare vita a questa idea, e si fa uno studio preventivo di quella che è la vocazione di un paese, ed infatti, e poi dopo si vanno a cercare le risorse, e questo diciamo che è molto importante, perché negli anni precedenti prima si sono trovate le risorse, quindi si sono sperperati fiumi di denaro pubblico e poi non si è realizzato alcunché, e questo ha portato ad uno spopolamento dei paesi, dei borghi. Tra l'altro c'è da dire che Cleto e Savuto ha la fortuna di avere due castelli bellissimi, dove non solo sono state fatte delle iniziative, ma è possibile farne di nuove, valorizzando non soltanto il territorio limitrofo, ma tutto l'indotto, come richiamava appunto il professor Grandinetti poco fa. Sei d'accordo appunto con lo studiare soprattutto a scuola, perché bene o male sono stati i ragazzi che ci hanno spiegato quello che è stato il percorso di recupero dei luoghi storici? Sì, questo è un aspetto molto importante. Noi abbiamo due borghi, abbiamo due castelli, e siamo perfettamente convinti che la bellezza del patrimonio storico, artistico, culturale possa portare ricchezza in questo preciso momento, perché la valorizzazione di questi aspetti può creare un indotto turistico, ed è quello su cui si deve puntare. Una cosa molto bella che è stata detta questa sera è stato il richiamo alla scuola e agli studenti, e noi come amministrazione siamo particolarmente sensibili a questa cosa, perché bisogna puntare sulle generazioni future, bisogna puntare sull'educazione degli studenti alla cultura del paesaggio, alla cultura del rispetto delle regole. Noi in questo periodo di amministrazione, quando ci sono delle ricorrenze importanti come la Costituzione, l'unità dell'Italia, non manchiamo di essere vicini alle scuole, proprio per ribadire la sacralità delle regole, il rispetto per il paesaggio, il rispetto per l'ambiente, che poi rappresenta la costruzione del nostro futuro. Io ringrazio davvero Giuseppe Filice, che è vice sindaco del Comune di Cleto, e invito ovviamente i nostri amici web ascoltatori non soltanto a vedere questo video, ma a visitare Cleto, perché Cleto è davvero una perla da scoprire, un paradiso, un piccolo paradiso, e soprattutto contribuire magari anche con l'esterno a fare rete, come ha richiamato proprio il professor Grandinetti, con altri comuni, perché l'importante è proprio fare rete. Sì, infatti su questo noi stiamo lavorando, perché questo è un periodo dove necessariamente si deve collaborare, anche per la carenza di risorse economiche, si deve collaborare con gli altri comuni, e infatti stiamo facendo, come per usare un termine tecnico, una programmazione integrata su tante altre cose. Solo in questo modo si sperperano meno soldi, perché poi si lavora meglio per il territorio. Quindi la collaborazione è molto importante anche per la valorizzazione degli aspetti di un territorio. Perfetto, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cleto.